Campo da San Giovanni, siamo al raduno delle Proloco Cosentine affiliate all'UMPLI. Siamo in questo momento con Antonello Grosso Lavalle, il presidente provinciale. Sì, effettivamente siamo in quell'appuntamento annuale bloccato purtroppo dal Covid negli anni passati. Oggi si ripropone questo appuntamento necessario per le Proloco, un appuntamento che ci vede a Campora San Giovanni, ma che vede anche la partecipazione massiccia di tantissime Proloco della provincia di Cosenza e non solo, hanno partecipato anche dalla provincia di Reggio e dalla provincia di Catanzaro. Un momento di confronto, di dialogo, ma anche per mettere ovviamente a punto quelle che sono i vari momenti programmatici delle Proloco e dell'UMPLI, vale a dire quella che è la riforma del terzo settore con l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore sezione Calabria, ma anche tutti gli adempimenti funzionali a quella che è appunto l'organizzazione Proloco, l'albo regionale delle Proloco, ma anche quella che vuole essere la nuova tipologia indicata anche dal codice del terzo settore, che mira appunto ad una costante collaborazione con tutti gli enti pubblici, che mira appunto a delineare quella che è una funzione di programmazione d'insieme, ma anche una funzione di progettare secondo quelle che sono le particolarità territoriali e le varie diversità che ne diventano poi una risorsa. Questo è l'impegno dell'UMPLI, l'impegno delle Proloco, ma anche il riconoscimento avuto dalle istituzioni oltre quelle locali, che guarda appunto alle Proloco come la vera agenzia funzionale e funzionante per lo sviluppo locale.